Mi sono letto un po' la sinossi di questo nuovo evento ed ero contento all'idea che ci fosse finalmente un tripla Z dopo tanti anni di silenzio dallo Z e lo ZZ. Ho detto wow, tripla Z! Sarà da slottare un po' di punti, ma lo prendiamo! E no, non si può slottare, si può slottare uno degli yokai che serve per avere il tripla Z. Perché è una fusione, quindi devi fondere Emma, il nuovo Emma che si trova in questo evento, con Rinne, un altro Rinne che si trova nel livello impossibile. Wow! Nice! Ciao ragazzi, ben ritrovati in Underlink e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, nuovo evento di Puni Puni, ragazzi, come ho detto appunto nell'intro, siamo in un evento fionda e purtroppo il tripla Z si può prendere solo tramite appunto questo magheggio della fusione che puoi effettuare solo se batti il livello impossibile. Abbiamo diversi yokai qui che ci possono comunque sia dare una mano per sconfiggere i boss del livello fionda. Vediamo qui poi gli energy drink, un coma san che se non sbaglio è utile contro il boss della fionda. Abbiamo anche Whisper. Però questo è l'ottavo anniversario di Yokai Watch. E l'ottavo anniversario è importante perché nella simbologia dei numeri, specialmente in quella buddista, l'8 è un numero particolare. Comunque sia, andate su Wikipedia dove ci sono informazioni molto più dettagliate di quelle che potrei darvi io semplicemente andando a leggere, quindi fate prima voi e magari vi informate, magari sta roba può anche interessarvi, perché no? Comunque sì ragazzi, vediamo un po', abbiamo anche delle quest da fare che non sono mai rivelate all'inizio, ma vi lascio ovviamente in descrizione il sito Yokai Watch Spagna, che entro 2-3 ore dall'uscita dell'evento aggiunge anche i livelli segreti e cosa bisogna fare per aprirli. Però in genere sono sempre fai un tot di combo nel livello numero 23 per dire, nel livello 40 fai 50.000 punti, cose così, no? Mo sto dicendo numeri a caso, però bene o male, i tre livelli che circondano il livello segreto sono quelli dove devi fare delle azioni particolari. A forza di tentativi, trial and error, riuscite comunque sia ad aprirli. Ad ogni modo direi di iniziare con le slottate, ragazzi. Io oggi 97.000 punti me li faccio tutti perché è molto importante, secondo me, riuscire a trovare qualcosa che ci possa aiutare per questo evento. Se non sbaglio, questa è sempre quella a pagamento, col cavolo. E andiamo a slottare. Ho sempre aperta la mia pagina di web di Yokai Watch Spagna, che trovate in descrizione, per vedere chi mi capita e a cosa posso... Oh, ragazzi! Ragazzi, iniziamo bene! Questa voglio godermela. Ah! Vediamo chi è. Poi Emma. Emma Festival. Emma Festival. No, è Fudo. Però, insomma, Fudo ci sta. Ci sta tanto Fudo. Fa danno contro Whisper. Quindi Whisper è il boss difficile di questo livello, di questa fionda, quindi lui è perfetto, ottimo, sono molto soddisfatto, e già una cosa è andata bene. Apriamo ovviamente tutte quante le sfere in una volta sola, vediamo che altro ci è capitato. Ah, ok, vabbè, oramai Crinicoma mi sale sempre al massimo perché l'ho maxato, peccato che non ci diano segreti dell'anima, anche se le ricompense degli stampi, le ricompense giornaliere sono i segreti dell'anima, quindi proprio l'evento, ragazzi, quest'anno per l'ottavo anno è tremendo, davvero davvero bello. Abbiamo yokai che non sono relativi a questo evento, Crinicoma che continua a potenziarsi, vabbè. Ho detto, mi sa che in 90.000 ce le butto tutte per trovare gli yokai che mi servono, voglio trovare almeno due che fanno danno a Whisper e due che fanno danno a coso, al dottore pazzo, perché comunque sia mi servono per vincere bene l'evento. Oh, Bluetooth, non ce l'avevo. Aha. Vediamo un po' questa nuova slottata, siamo alla quarta con questa? Tanto non serve contarle. Ok, mi dà sfere, una sfera oro, ma pensavo almeno due, magari capitava qualcosa di diverso. No, come vedete anche nelle sfere rosse capitano i doppia S, però... Beh, ora se mi uscisse Granemma... Grand Emma si chiama, è un po' un nome strano. Oh, Gibanian Triple S, sì! Questo fa danno al dottore, bene, bene, bene. Oh, grande. Non è il Dottor Frank, è la versione alternativa del Dottor Frank. Quindi buono, buono Gibanian, buono. Perfetto, grande, così posso farmare anche un po' di più. Per questo ci sto spendendo, proprio per poter farmare. Poi anche riuscire ad arrivare a livelli alti, ragazzi. È un po' che mancava la fionda, sinceramente.
Oh, Ish, chi sei tu? Ah, questo è il figlio di Nathan, sì. La figlia l'altra volta, sì, ho detto che era la figlia, ma ho detto che sembrava, in realtà era la figlia, ma lapsus, maledetto. Questo, mi pare che anche il figlio di Nathan abbia problemi con il sangue maledetto degli Oni, ma va bene. Non è di questo evento, quindi un po' passa in secondo piano. Andiamo, continuiamo, vediamo un po' chi ci capita. Ah, androide Yamada, va bene. Un'altra slottata, vediamo un po' di farci capitare qualcos'altro. Già ero pronto ad... Ois! Baby! Dai! Dai! Dai, dai, dai. Ok, ancora lui. Però intanto, Energimax al secondo livello fa ancora più danno. Ehi! Ehi! Ma Triple S è così, non è dell'evento. No, è semplicemente Triple S. Sì. Oggi, ragazzi, non lo so che mi prende, ma mi voglio proprio rovinare con i punti. Non è che... Alla fine, se io non trovassi Grande Enma, non mi dispiace perché tanto il livello impossibile non riuscirei mai a farlo, quindi non potrei mai prendere il Triple Z, quindi alla fine chi se ne frega. Ok, qua niente, vabbè, ci stanno quelle slottate che dove non trovi davvero nulla, neanche un rango S. Niente neanche qui. Al limite, anche non trovo un altro yokai che fa male a Whisper, che è il boss appunto. Posso sempre acquistare Koma-san. Oh, ti prego, stavolta lo voglio, ti prego. Ti prego, ti prego. Sì! Emma! Sì! Dai! Emma! Vai! Grande! Grande! Grandissimo! E abbiamo già due yokai che fanno male a Whisper. Perfetto. Allora, a questo punto, devo assolutamente trovare un Nekomata. Se trovo Nekomata, faccio male anche al dottore e quindi raggiungo più facilmente il livello che mi serve per sconfiggere Whisper e il dottore in maniera più facile. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. L'ultima cosa che ti chiedo, gioco. Vabbè, ragazzi, slottando in questa maniera devono per forza uscire gli yokai buoni alla fine. Ah, però, un altro Jibanyan. Buono, perfetto. Perfetto, un altro Jibanyan. Così faccio ancora più male al boss. Sì, perché più l'Energimax è alto dello yokai che fa danno, maggiore, più sarà maggiore il danno stesso. Wow. Wow, wow, wow. Ci sto alla grande, ragazzi, con questo evento. Ci sto alla grande. Ok. A sto punto, vediamo un po'. Faccio questo e poi... forse mi fermo, Perché ho trovato quello che volevo trovare. Ovvero lo ZZ. Uno yokai che facesse male a Whisper. Ovvero Fudo. E anche Emma gli fa male. Vorrei trovare... Un'altra volta Jibanyan Triple S, ragazzi. Che boh, che roba. Ma che roba. Non mi dice però se Nekomata si trova nella slot, potrei anche sbagliarmi. Mamma mia, ragazzi, che bello, che bello. Mi sa che è arrivato al massimo proprio di possibilità di aumentare di livello. Tra l'altro, come vi stavo dicendo anche all'inizio, la moneta, il numero 8, ci sono anche due monete che vengono date sia con le ricompense giornaliere. Nekomata Triple S, ragazzi, vabbè. Ragazzi, questa volta ve l'ho detto, proprio ci voglio spendere tutto quello che ho, quindi è andata per forza, dovevo per forza trovare roba buona rispetto alla scorsa. Ragazzi, andiamo. Siamo pronti ad affrontare l'evento nella maniera più buona che potevo. Oh, Jibanyan Triple S che può fare male al dottore, Nekomata anche. Oh, Emma e Fudo che fanno male a Whisper. Una volta arrivato al livello 40 del dottore, con la fionda posso prendere Koma-san dalle ricompense pagandolo un po' di punti. Viene 2800 punti, quindi un nulla, e fare più male a Whisper. Ragazzi, io penso che ci siamo, questo evento mi sa che ci do dentro alla grande. Però vi stavo anche dicendo, le monete col numero 8 che danno nelle ricompense sono monete molto particolari e possono dare yokai altrettanto particolari, quindi mi raccomando tenetele d'occhio che potrebbero servirvi. Però voglio un attimino controllare prima se nelle missioni ce le danno. Sì, queste qui sono di aumentare l'Energimax di Goku-en, ma se ce l'avete. Ovviamente magari aumentate il loro Energimax al massimo prima di fare le missioni,
Così vi aumentano di attacco e punti salute piuttosto che di Energimax, no? No, non danno monete, ma danno un sacco di punti, il che è buono perché almeno mi rifaccio di quello che ho speso. Molto molto bene. Oh, come ultima slottata per oggi, invece poi possiamo concludere il video, tanto la fionda è quella, abbiamo una moneta particolare, quella delle multisummon da Roma. Perfetto, vediamo un po'. Ci può anche capitare roba buona, eh? Ok, Whisper che è contento, che fa Korewa Masakado, non è impossibile. E ci capita, oddio, un segreti dell'anima mini, che è la cosa che più mi interessa tra le altre, quindi va bene così. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vada bene anche a voi l'evento. In descrizione trovate ovviamente, oltre al link di Instagram, anche il link a UK Watch Spagna e anche a un blog che poche ore prima, massimo un giorno prima dell'evento, pubblicano quello che ci sarà di yokai e come si fanno per prendere e cose così. Quindi dategli un'occhiata se volete, è solo in giapponese. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye!